Eccoci di nuovo in studio, proseguiamo 7 in punto e vi proponiamo delle interviste che abbiamo raccolto al congresso nazionale del COISP, il sindacato di polizia indipendente, a cui ha presenziato il capo della polizia Franco Gabrielli. Il tema era la legittima difesa. Sentite che cosa ci ha detto il capo della polizia in merito alla legge che dovrebbe ampliare il diritto la legittima difesa e la sua posizione è leggermente diversa. Ampliare il margine della legittima difesa o garantire certezza della pena e carcerazione? Non ha dubbi il capo della polizia Franco Gabrielli al convegno del COISP, il sindacato indipendente di polizia. Bisogna che i delinquenti stiano in galera a costo di costruire più carceri, confermando la sua indole non political correct. Io credo che il tema della legittima difesa a volte distragga da quelli che sono i problemi veri. Oggi noi abbiamo purtroppo, ce lo ha ricordato anche il magistrato, un problema di effettiva deterrenza, di prevenzione generale, che è fatto anche e soprattutto dalla certezza che il delinquente sappia che all'esito di una vicenda criminosa e dell'accertamento della sua responsabilità la prospettiva è solo la galera. La galera che deve essere per il tempo giusto, e a volte la semplificazione che passa attraverso provvedimenti che hanno solo lo scopo di, come dire, di deflazionare la frequentazione delle carceri mette in circuito criminali che poi noi siamo chiamati in qualche modo come forza di polizia a dover governare. Io non sono un giustizialista, credo ai giusti processi. Credo che la legge debba essere rispettata, ma quando è accertata una responsabilità la pena deve essere congrua e deve essere effettiva. Se questo non è, è inutile far sì che i cittadini si sostituiscano esponendosi, perché io sono convinto che un indiscriminato accesso alla legittima difesa renda ancora di più indifesi i cittadini, perché aumenta esponenzialmente l'aggressività dei criminali. I cittadini devono essere tutelati, ma devono essere tutelati da una cornice di sicurezza che parta dalla certezza della pena e dalla effettività della pena scontata nelle patrie galere. Sul fronte terrorismo? Sul fronte terrorismo è... Siamo davvero i più bravi del mondo, siete davvero i più bravi? Noi non siamo i più bravi del mondo, siamo semplicemente un paese nel quale, a seguito di tante vicende che hanno caratterizzato in negativo il paese, il terrorismo interno, la criminalità organizzata, ci sono delle buone forze di polizia, c'è un buon sistema di intelligence e c'è anche una condizione che in questo momento ci mette un po' in una situazione di diversità rispetto ad altri paesi europei, perché da noi queste forme di radicalizzazione che è riferita soprattutto a persone di seconda, terza generazione, da noi non ci sono ancora. Questo mix fino adesso ci ha messo a riparo da queste situazioni, ma guardate, io lo vado dicendo, non è una situazione permanente, purtroppo siamo dentro una minaccia. L'importante è che però la gente continui a vivere la propria vita, cioè noi la cosa che dobbiamo evitare, le forze di polizia in primis, ma anche il sistema dell'informazione, è quello di dire: guardate, il modo migliore per affrontare e sconfiggere questo tipo di terrorismo è continuare a vivere la propria vita. Senta, scafisti e ONG, c'è qualche elemento, può essere un'ipotesi, il legame tra gli scafisti e qualche organizzazione? Il tema è talmente scivoloso che non lo voglio affrontare. Grazie. Ed ora vi proponiamo le testimonianze molto toccanti di alcune persone che qui a Nord-Est sono state vittime di rapinatori, vittime la storia di Rosina Fracasso, la signora anziana di 86 anni aggredita nella sua abitazione addirittura con un ferro da stiro, aggredita di notte insieme al marito di 87 anni. Ebbene, i malviventi responsabili di questa aggressione sono già fuori
dal carcere. Poi Graziano Stacchio, il benzinaio di Nanto, diventato famoso, tristemente famoso per la reazione che ha avuto uccidendo un rapinatore, anche il calvario giudiziario che ha dovuto sostenere. Anche Roberto Zancan, il gioielliere che negli anni, il gioielliere appunto sempre di Nanto, che negli anni ha subito varie rapine, persone che in maniera diversa non richiedono e desiderano giustizia. Toccante la testimonianza delle tante vittime di rapine violente, dalla signora Rosina aggredita in casa con il marito e ferita con un ferro da stiro, a Graziano Stacchio, a Roberto Zancan. Signora Rosina, lei dice ci hanno malmenato, ci hanno aggredito e adesso sono liberi. Che messaggio lancia? Lei vorrebbe più giustizia, che queste persone stessero in carcere? Sicuramente, quando ci hanno, prima che eravamo legati, che mi hanno bruciato col ferro da stiro, mi ha detto una parolaccia: se chiami i carabinieri che mi denuncio, torno indietro e ti sgozzo. Dunque, adesso che ce n'è uno fuori e uno che è ancora fuori libero, come possiamo noi dormire? Come si può essere tranquilli? Non so, l'hanno messo dopo 20 giorni agli arresti domiciliari e l'hanno trovato 2 mesi fa a rubare a Castagnaro. Allora, come fa questi qua? Lei ha detto è uscito prima lui di carcere che io dall'ospedale. Sì, 20 giorni era già fuori e noi 1 mese di ospedale. Poi non hanno proprio rispetto né degli anziani né nulla, non si limitano a sottrarre le cose, sono violenti, aggressivi. Io ce l'ho anche con l'avvocato, perché lui ci ha detto facevo il palo. No, erano tutti e tre in casa che ci bastonavano come le bestie. Erano tutti in casa, non che uno faceva il palo. Questo qui che ha detto che faceva il palo è andato in cucina, ha preso un coltello dei miei così per infilarmelo nelle cosce. E adesso come facciamo noi due a essere tranquilli? Non si può. Io li voglio in galera questa gente, e chi ruba deve stare in galera, ne abbiamo abbastanza dei nostri, no? Lei è molto arrabbiato, ce l'ha con la politica, ce l'ha con i magistrati, con chi ce l'ha? Ah, ce l'ho con il sistema, che il sistema comprende dentro tutto quello che ha elencato lei e anche altro. Perché vede, continuano a dire stiamo facendo, abbiamo fatto, ci stiamo prodigando e purtroppo invece non stanno facendo ben niente, perché finché noi ci troviamo in queste situazioni E continuiamo a trovarci ogni giorno in queste situazioni e tanta gente si trova, vuol dire che non stanno facendo niente. Allora, che si prendano beffa di noi a me non sta bene, perché io sono un contribuente, do da lavorare a tante famiglie, pago, ho i miei doveri da assolvere, voglio avere anche i miei diritti, tutto qua. Su questo tema il codice penale io non lo trovo corretto oggi com'è, perché da quando è stato formulato, 80 anni, 90 anni fa, in tempo del fascismo, che è ancora quello, lo Stato non aveva problemi perché venivano applicate le leggi, poi sappiamo come erano a quel tempo. Oggi purtroppo è cambiato tutto.